Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Si può rasare su pareti già tinteggiate? Questa domanda spesso mi è stata fatta sul video che ho fatto su come rasare, di cui vi lascio il link nella descrizione del video. Visto che queste pareti da rasare sono già tinteggiate con una lavampile bianca e successivamente spugnate, tamponate, stracciate, chiamatela come volete, con dello smalto, risponderò alle varie domande che mi sono state fatte ed indicherò tutti gli accorgimenti da prendere per ottenere un ottimo lavoro che duri anche nel tempo. Se si tinteggia direttamente sopra, i problemi non sarebbero pochi. Infatti, il diverso assorbimento tra la lavabile e lo smalto comporta che sulla lavabile l'asciugatura della nuova tinta sarà più rapida rispetto ai punti dove è presente lo smalto, e di conseguenza le colature sarebbero inevitabili. Gli arricciamenti e tutto quello che ne consegue pregiudicherebbero la buona riuscita del lavoro. Tralasciando poi il fatto che la trama dello smalto sarebbe ancora visibile anche sotto la nuova tinteggiatura. Per assicurarsi di avere una buona base su cui applicare la rasatura con stucco in pasta, basta prendere una spugna bella umida e si passa energicamente sulla vecchia tinta. Se la spugna non asporta colore dalla parete, siamo in presenza di una buona lavabile. Se al contrario la spugna si sporca, sulla parete è presente una tinta di bassa qualità, oppure una semilavabile o una tempera. E rasare sopra non è indicato in quanto potrebbe rammollarsi e gonfiarsi. In questo caso andrebbe completamente rimossa prima di procedere con la rasatura. Si dà una bella lavata con spugna umida a tutte le pareti da rasare e si procede. Si prende dello stucco in pasta mano a mano e si mette in un recipiente pulito e dopo averlo ammorbidito con un po' di acqua, raggiungendo la consistenza desiderata in modo da passarlo sulla parete senza richiedere troppo sforzo, ma che scivoli bene sotto l'attrezzo. Una consistenza come questa è ottimale. Tenete spatola e recipiente sempre puliti in modo che non si formino residui, altrimenti durante la rasatura possono finire granelli nello stucco e poi le dannazioni si sprecano. Per la riuscita di un buon lavoro e di una rasatura perfetta, bisogna posizionare obbligatoriamente un faretto con luce radente la parete, altrimenti non si riesce minimamente a vedere cosa si sta facendo mentre si passa lo stucco. Si può quindi iniziare la rasatura. Vi ricordo sempre che ho fatto già un video molto specifico, di cui vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. E dopo aver rasato la parte alta, si procede rasando quella bassa e con un'americana quadra, partendo dal vertice, inizio a rasare in questo modo. Proseguendo poi con una spigoli stondati, in quanto lascia meno righe durante le varie passate. Facendo questi movimenti si lascia materiale sulla parete, tenendo l'attrezzo quasi piatto al muro, in modo che la parete prenda la giusta quantità di stucco, e successivamente, con attrezzo inclinato circa 45 gradi, si ritira l'eccesso. Come vedete, la passata successiva sormonta per circa la metà quella precedente e finisco uscendo dalla parte ancora da rasare, ma mai su quella già rasata per evitare eccessivi sormonti di materiale. Mentre la giuntura tra parte superiore e quella inferiore va fatta in questo modo, tirando il materiale di sormonto dall'esterno verso l'interno sulla parte già rasata, in questo modo. Un'altra domanda che spesso mi viene fatta è come rimuovere eventuali segni di spatolate o sormonti di materiale. E mi viene chiesto se bisogna carteggiare tra una mano e l'altra.
No, non bisogna carteggiare, altrimenti si formerebbe il polvere che andrebbe a compromettere l'adesione della mano successiva di stucco. Basta prendere una spatola come questa e rimuovere in questo modo le righe più marcate ed evidenti. Ovviamente non scoraggiatevi se dopo la prima mano di stucco il risultato è questo, in quanto è del tutto normale vedere la parete con tutte queste imperfezioni, ma queste scompariranno con l'applicazione della seconda mano. Una volta asciutta la prima mano si può passare con la stesura della seconda. E qui spesso mi viene fatta una domanda di quanto tempo deve passare tra la prima e la seconda mano di rasatura. Qui non c'è un tempo preciso o stabilito, in quanto le variabili sono molte. La temperatura ambiente, l'umidità relativa dell'aria, la ventilazione. E l'unico modo per rendervi conto di quando la prima mano è completamente asciutta è che questa non deve presentare zone chiare e scure, ma deve essere completamente bianca. E inoltre la parte alta in prossimità del soffitto è quella che impiega più tempo ad asciugare. Quindi, sempre allo stesso modo di prima, si passa alla seconda mano di stucco e come si può notare, tutte le imperfezioni che erano visibili alla fine della prima mano, con la stesura della seconda, scompaiono tutte. Ecco qui i granelli che fanno imbestialire durante la rasatura, basta rimuoverli altrimenti lo si porta a spasso da tutte le parti, fa righe a non finire e si va avanti. Terminata la seconda mano, questo è il risultato che ho ottenuto, una parete completamente planare, uniforme e liscia. Ovviamente a fine del ciclo di rasatura qualche imperfezione sulle pareti è sempre presente. Quindi con un faretto posizionato con luce radente la parete ed il resto in totale oscurità chiudendo le tapparelle, vado a carteggiare tutte le pareti che ho appena rasato. Ed imperfezioni come queste scompariranno del tutto. Per questo tipo di stucco utilizzo una carta abrasiva con grana 220 applicata su un semplice tampone manuale tipo questo. Mentre per gli angoli uso una spugnetta con grana fine passandola in questo modo. Una spolverata con un piumino per rimuovere il grosso della polvere dalle pareti. E come ultima cosa si passa del fissativo acrilico opportunamente diluito attenendosi alle indicazioni di etichetta. Ed anche qui ho ricevuto alcune domande tipo a cosa serve o anche altri che mi hanno detto che nel momento in cui lo passano gli va a sciogliere lo stucco che hanno appena messo. Il fissativo serve principalmente a fissare la polvere residua sulla parete in modo da non compromettere l'adesione della tinteggiatura. Ne favorisce la sua distensione e favorisce un maggiore scorrimento del pennello durante l'applicazione. Mentre per quanto riguarda il motivo che può sciogliere lo stucco, è principalmente dovuto al fatto che ne viene dato troppo e ripassato sempre nello stesso punto. Le passate, come potete vedere qui nel video, devono essere rapide e sempre in verticale, mai in orizzontale perché tenderebbe a colare. Non bisogna inoltre cedere quando si intinge il pennello nel fissativo, quindi non caricarlo troppo, ma basta intingere solo le punte. Inoltre le setole del pennello devono essere nuove e sfilacciate, in quanto un pennello con setole vecchie e ormai consumate tende a fare i solchi che descrivete nelle domande. Spero di aver aggiunto utili informazioni sul ciclo di rasatura ed aver risposto esaurientemente alle vostre domande.
se c'è qualche altra cosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti, appena posso risponderò. E se trovi di tuo interesse ciò che faccio, ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche su tutte per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti che pubblicherò. Lasciare un like, un commento e di condividere il contenuto con chi conosci. Tutto questo per te è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima.